Ben ritrovati, è la prima di tempi supplementari stagione 23-24. Che dire, credo sia oramai il 35esimo anno che siamo insieme. Di solito negli anni 80, con 36 anni di contributi, si andava in pensione. Probabilmente ci dovrete sopportare per qualche annetto in più. Intanto mi preme dire, e grazie a tutte le società che abbiamo contattato per l'apporto fondamentale nel portarci ospiti per garantire un servizio, speriamo, di qualità, anche quest'anno ci avete assicurato che ci darete una mano. Beh, che dire, ben trovato Giovanni Guerri, Ciao, buonasera. direttore generale del Sansepolcro, e al presidente Elio Fiorucci. Buonasera. Tu mi hai detto quest'estate, non so se quest'anno, se arriva qualcuno, faccio il tifoso volentieri, nella dirigenza, Ma e invece sei ancora qua. io lo farei sempre volentieri, come faccio volentieri anche il presidente. Oramai arrivare a 20 anni sono là di sotto, potrebbe essere anche Giovanni, a sto un punto abbiamo traguardo. visto Roma, il Santo Padre lo dobbiamo vedere. Io lo dico anche per il bene dell'AMA, perché credo che una persona più giovane di me, che ha più tempo, più possibilità di dedicarsi, diciamo, al settore del calcio, sarebbe importante. Voi dopo, se i consiglieri ancora giudici dicono che è bene che lo faccia io, che devo dire. Giovanni è il presidente più longevo, credo, non so, Leonardo Bambini ha quanti anni è? Ha fatto 20 anni. Ah, lui è 20, te sei a 18. Io credo che non conti l'età, conti la passione e conti quello che davvero si può dare e Elio Fiorucci ha tanto ancora da dare, Giovanni. Ma è la dimostrazione che il Lama negli ultimi anni, in questi anni, ha sempre fatto i passi giusti, equilibrati e ha dato motivo a propri sostenitori, diciamo, di creare un movimento importante. Lo vedo molto attento anche a livello di settore giovanile, quindi una società che si sta crescendo e si sta adoperando in tutto per tutto per dare, diciamo, all'intera, diciamo, realtà. La Marina ha il supporto giusto per fare campionati di eccellenza, che sono campionati molto molto importanti. E visto il Lama gli ultimi anni per come li ha fatti, in merito credo che il Presidente e tutta la società. Senti, Giovanni, sto debutto, luce e ombre, ti aspettavi già di dover battagliare alla prima? Sei soddisfatto oppure? No, diciamo che noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e ci siamo scontrati con una realtà completamente diversa da quella che era l'eccellenza. Due partite importanti con società strutturate e che da una parte qualche anno che fanno la categoria e Sansepolcro ha fatto delle buone prestazioni. Allora, poi parleremo di tutto ciò, ma cercheremo anche di capire, no, quali saranno gli obiettivi delle nostre. Presidente, ci togliamo il dente subito. Che cosa mi hai detto? Microfoni spenti. Sei Ma rimasto male, sinceramente dai, di la sono verità. rimasto più che male deluso dal punto di vista, diciamo, di come sono svolte le cose, perché da qualsiasi punto la guardi, diciamo, la qualificazione l'aveva fatta il Lama, perché il Lama ha fatto, diciamo, 7 punti e quella che è passata ne ha fatti 5. Uno. Primo, Poi, intanto, per puntualizzare. Secondo. secondo, per fare ricorso, diciamo, su qualsiasi cosa, ci sono 24 ore il giorno dopo in pratica della partita per poterlo fare. Il Branca ha fatto il ricorso dopo 5 giorni e vedo che viene accettato. Oh. Allora le regole è inutile che uno le fa se uno non le rispetta. Però Siccome Giovanni, uno ci va a sono i termini vedere. per fare un ricorso? Sì, ci sono, non sono a conoscenza in questo caso di questa situazione specifica della Coppa Italia per come è stata, però ci sono su tutte, diciamo, le situazioni sportive ci sono dei tempi ben stabiliti e
che permettono di fare le dovute, diciamo, il dovuto ricorso. Presidenti, di Ammesso quindi. poi che viene accettato il discorso che gli viene concesso i 3 punti a tavolino lo stesso, e il Lama ha fatto 4 reti e ne ha subite due, loro hanno fatto 2 reti e ne ha subite due, e non lo so, volevo dire. Se uno guarda l'ultima partita, dice, se vengono escluse le prime 2 partite, come molti dicono, ok. Può anche andare bene, ma se tu escludi tutte e due le partite, devi escludere anche il discorso, diciamo, disciplinare delle partite, perché il Lama ha giocato 2 partite, cioè ne ha giocate 3 e loro ne hanno giocate 2, il Senti, Branca. Presidente, Oh. io Se però. guardi poi che annulli, se annulli tutto, annulli anche il discorso, diciamo, delle squalifiche. Se vai in quella maniera lì, che tu sei ripartito da 0 a 0, è finita 1-1 la partita con il Branca, il Branca aveva 2 squalificati, ci ha avuto 2 squalificati e l'Ama 1. Ecco, quindi come te la rigiri è solo il giudice che ha visto qualcosa di diverso. Io non so, forse non capirò niente io, però. Allora, no, al di là di tutto, credo, e Poi ti. uno fa il ricorso, non viene Però accettato. allora a sto punto fai ricorso. Il ricorso l'abbiamo fatto, Ah, non è hai stato fatto accettato. ricorso. Adesso si sta rifacendo, credo, il ricorso anche alla disciplinare superiore, diciamo, a Roma. Poi Beh, dopo, se finirà così, vedremo quello che si farà. Presidente, no, il presidente, come si dice in questi casi, è una persona precisa e ama le cose precise, quindi. Si va di ricorso. Allora, intanto è la prima e quindi c'è anche da far di conto prima di andare nel tecnico e nello specifico, non ne abbiamo parlato in queste settimane, di due campagne acquisti importanti e per il Lama e per il Sansepolcro. E allora io, amici miei, vi chiedo come avete fatto a trovare la quadra a livello finanziario in un momento così difficile. Intanto, finalmente a Lama è arrivato Godot, Renato Borgo, no? Io dicevo, te a Lama sei come la sora Camilla, tutti la vogliono e nessuno la piglia. E allora, per compensare tutto ciò, si è deciso di fare il pacchetto Renato Borgo, Roberto Borgo e mi dicono che ci poteva stare anche Alex Borgo ad un certo punto. E quindi 3-3 Borgo potevano. Poi Alex, da tempo corteggiato dal Sansepolcro, ha scelto di rimanere in Serie D. E allora tu mi hai Certamente. sempre detto, Renato è un amico, io ho sempre timore di prendere gli amici come tecnici. Ora che però lo hai visto 1 mese e mezzo al lavoro, che Ma dici? io a mio avviso sta lavorando abbastanza bene, poi dopo sarà il campo a giudicare il suo lavoro. Tradotto, sconti non li faccio. Se fai bene, bene, se fai male, no. Perché effettivamente anche, gli è stato dato anche la possibilità di portarsi dietro, diciamo, lo staff tecnico che aveva, quindi Beh, sai, c'era uno staff è tecnico come un che po' il tecnico della nostra nazionale, Spalletti. forse è da categoria superiore, non tanto i giocatori, ma dai. Beh, no, giocatori, Giovanni, tu da addetto ai lavori, il Lama ha fatto una squadra, no, è ben bilanciata, è chiaro, l'obiettivo è quello di fare un campionato sereno, di poter entrare nei playoff, non c'è l'ambizione di vincere un campionato. Se sono lì ci provano, ma non c'è l'ambizione di vincere un campionato, anche perché c'è il Città di Castello che più o meno è il clone del Borgo dell'anno scorso, che credo abbia allestito una squadra importante. Che campionato d'eccellenza ti aspetti? E soprattutto, altra questione che mi preme, lo chiedo a tutti e due, è vero che voi avete marcato il territorio, ma non avete avanzato proposta giocatori fino a che non sapevate se il Trestina potesse
fosse stato ripescato o meno. Perché in giro c'era sta voce, perché con un Trestina e con un Città di Castello in eccellenza diventava difficile. Quando c'è stata la conferma che il Trestina aveva ottenuto il ripescaggio, a quel punto alcune caselle si sono messe a porta. Ma sicuramente bisognava sapere un po' quello che si era disponibile, perché se il Trestina evidentemente avesse fatto l'eccellenza, alcuni giocatori posati a disposizione si erano di più. Quindi io sono contento dei giocatori che sono stati scelti, mi sembrano tutti dei ragazzi veramente, diciamo, bravi, soprattutto come uomini. Dopo il calcio si sa, bisogna dimostrarlo dopo sul campo, ma forse se manca qualcosa a livello numerico, qualcosa, altrimenti quelli che ci sono credo che sono in grado di poter fare un buon campionato anche in eccellenza, diciamo, anche se dico, ecco, l'unico pecca che secondo me se ne vorrebbero ancora altri due. Non lo dire, perché dato che Renato Borgo è uno che ti ascolta, vedrai che domani la prima cosa che ti fa, domani mattina alza il telefono e dice: Press, ma allora pubblicamente hai detto che mancano due giocatori. Me li prendi? No, io dico anche che però che abbiamo un budget da rispettare, bisogna che uno rientra su quello. No, perfetto. No. Allora, senti, Giovanni, prima di andare davvero nel tecnico, poi cercheremo anche di analizzare quello che è successo domenica. Hai fatto gli acquisti più importanti negli ultimi 15 giorni, a mio modesto punto di vista. Perché? Abbiamo fatto perché, a mio avviso, uno staff tecnico completamente nuovo doveva avere il tempo necessario per vedere cosa c'era a disposizione, un'ampia rosa formata da tanti giovani, e alcuni anche molto promettenti, e cercando di non affrettarsi a fare le cose troppo di furia, abbiamo cercato di dare il tempo al mister, e poi intervenendo con i giocatori che pensavamo che fossero, diciamo, di utilizzo ai fini di portare avanti quella che è stata sempre il modo di operare Sansepolcro, di far crescere i giovani e quindi creare un mix di giovani, meno giovani, di persone, di giocatori, per poter affrontare questo campionato che ritengo uno dei campionati più difficili a livello interregionale. E mentre per voi è stata una Coppa Italia, diciamo, dai, no? Una Coppa Italia affrontata a viso aperto. Propedeutica anche per il debutto che ci sarà domenica prossima. Domenica prossima, Grosseto, e poi due partite in casa con Orvietana subito e Tau, e subito la trasferta di Livorno. Quindi... Senti, lo sai che il Grosseto è, credo, correggimi se sbaglio, gemellato con la Fiorentina? Sì. E io per chi tifo domenica? Ma sicuramente per la Fiorentina. Per il Borgo. Ho mandato già la PEC al Viola Park. Non posso, cioè, no, il Borgo è il Borgo, ma come tutte le Alto Tiberine. E quindi gara tosta. Io, guarda, correggimi se sbaglio, Giovanni, metto il Grosseto tra le favorite di questo campionato. Ho avuto modo di vedere il Grosseto in un amichevole proprio con la Fiorentina, precampionato, è una bellissima squadra. Per me, dico sempre per il mio modesto punto di vista. Società che sono stati sempre sui professionisti, hanno questa ambizione, ci vogliono ritornare, e quindi è giusto che abbiano fatto squadre importanti, però alla fine... E lo sappiamo tutti, il campo è quello che decide. Il Livorno è un'altra società che ha fatto veramente cose in grande, lo farà come tutti gli anni il Gavorano, il Poggibonsi, la Pianese, e quindi queste sono società che si giocheranno qualcosa di importante. Presidente, poi vedremo anche il tuo lama. Che campionato ti aspetti in Serie D? Ma io... che io definisco una vecchia C2 o una Lega Pro barra B, cioè un campionato importante. È un campionato importante, ci sono delle società, come dice Guerri qui, che
si sa quello che possono spendere e l'esperienza che hanno nella categoria, diciamo, oltre al discorso economico. E anche questo vuol dire la sua importanza, quindi sarà un campionato molto difficile e io mi auguro che tutte e tre, diciamo, le Umbre riescano a rimanere nella Serie D perché è molto importante per noi. Ce lo auguriamo davvero tutti. Giovanni, guarda, già te lo faccio vedere, vai su. Abbiamo un problema con il monitor, comunque te la dico così, Grosseto San Sepolcro e Ponsar Potresti. Sì, al di là di quelle che sono le due squadre, contraddizione, come ho detto prima, però noi quest'anno andremo a fare il campionato completamente intero in Toscana, dove ci saranno 15 Toscane tra Umbre. Quindi è un campionato paradossalmente difficilissimo. Sappiamo che c'è un legame forte fra Toscane, hanno dimostrato negli anni. Sì, ma te ti consideri umbro toscano? Perché loro in Umbria, in Toscana ti considerano umbro, lo sai, sì. Io Sì, ma noi tanto. parlavo con degli amici a Firenze, contento, ma cioè, guarda, te lo dico anche, subito dopo la vittoria della Fiorentina con il Rapid, con dei colleghi si facevano delle battute, no? E fate, ah, sai, il Borgo è tornato finalmente in Serie D, ha fatto sì, ha fatto, dice, ma per noi è una società umbra. Sì, la Ma io ho matricola. detto no, anche no, ma per noi è una società umbra. La matricola è quella, quindi da quando si è deciso di fare i campionati umbri è normale che vengano associate a un comitato differente da quello che è di Firenze oppure di Ti appartenenza volevano all'Umbria. Però dire nessuna mano, punto si basta. abolì e ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto. Senti, tu mi dicevi giustamente, mi dicevi Grosseto, mi dicevi Livorno, io ci metterei la Pianese, ci metterei la San Donato Tavernelle, ci metterei il Gavorrano, potrei metterci anche il Montevarchi. Bonci Parliamo di anche, società eh? che sono state, o sono in retrocesso, o sono state sempre in Serie C, e Cioè quindi. la parte sinistra della classifica è piena, la parte destra ce la giochiamo un po', eh? Sì, ma. Alle volte non si sa mai, No, eh? io faccio così per dire, per Sì, scaramanzia, l'obiettivo qual è? Salvarsi prima possibile. Poi il ritorno dopo tanti anni in un campionato di D, cambiano le abitudini, cambiano gli allenamenti, cambia tanto, eh. Cambia anche a livello di società, no? Pensare, iniziare a lavorare con altri obiettivi. Faccio un esempio, l'uscita del girone della Juniores. Ci ha fatto pensare tante cose, no? Perché credo che non è mai successo. Andiamo a giocare all'Aquila, a Vezzano, a Chieti, a Notaresco. Ah, ma questo è un Quindi altro girone. sulla Sì, carta. per assurdo ti mettono nel girone delle Toscane e poi ti mettono nel girone delle Laziali e Molise La e Juniores Marcia. ha trasferte molto più lontane che non nella prima squadra. Non dico chi, mi diceva un dirigente che a conti fatti costano più le trasferte della Juniors che quelle E della. quindi qui si sa che quando fai questo passo bisogna essere pronti e noi dobbiamo essere bravi, come abbiamo fatto sempre da una ripresa da qualche anno a questa parte, adeguarci e trovare subito, diciamo, i modi e i tempi giusti per farsi trovare pronti quando iniziano tutti e due i campionati. Senti Presidente, intanto ti faccio i complimenti perché mi dicono che il tuo settore giovanile piano piano inizia a sfornare qualche giocatore che qualche apparizione dagli allievi la fa nella rosa di prima squadra. Che piano piano il È Presidente. normale perché evidentemente è stato ripreso un po', ormai sono 5-6 anni che è ripartito, non di più. Quindi. Non è facile riportare un settore giovanile, diciamo, all'altezza di quello che è il San Sepolcro, quello che è anche il San Giustino, che volevo dire è un ottimo settore giovanile, nonostante che la prima squadra magari è stata sempre sotto. Presidente, non te l'ha mandata a dire, non te... mi inizia a piacere che si torna agli antichi feudi, no? Dove il presidente giustamente
tiene al suo orticello, è bene che l'altra squadra del territorio sia una categoria sotto, se non due, mi piace, perché questo è il calcio. Senti, presto, guarda, te la faccio vedere, vai. Angelana Lama, che ti ricorda sta... Angelana Lama. Tu, Angelana Lama è la partita delle partite, caro Press. È la partita che ho andato a giocare, poi dopo, se uno non si riesce a fare la vittoria o il pareggio, pazienza, ma perlomeno devi partirci per poterlo fare. Il tuo obiettivo è sempre lo stesso, salvarsi prima possibile? Ma sicuramente. No, lo diciamo pubblicamente, io... perché sennò Lama dicono, no, ma noi... vogliamo che si lotti per... Cioè, l'obiettivo è quello di salvarsi. L'obiettivo sicuramente è quello di cercare di stare nella parte sinistra della classifica. Poi dopo la posizione qual è? Renatino, io, parte sinistra della classifica. Per come la vedo io. Poi dopo i tifosi è normale che pretendono, ma quando si dà a tirare fuori qualche cosa... Vedo che nessuno si presenta, quindi tocca fare. Poi c'è da dire anche che Chialama, secondo la gamba. No, dico, Chialama come al Borgo si paga il giorno prima e non il giorno dopo, quindi si fa con quello che si ha, un centesimo in più non si mette, anzi, delle due cerchiamo anche, ma è giusto che sia così. Io vi apprezzo, vi ammiro. Sarà un campionato ancora più difficile di quello dell'anno scorso, perché sì, ci sono delle squadre che. Possiamo vederle, Lama, sono forse delle squadre Spoleto, che sono anche fuori in eccellenza, quindi effettivamente qualcosa di buono sapranno. Senti Giovanni, tu che l'hai vissuto per 4 anni sto campionato di eccellenza, partiamo e diciamolo subito, il Città di Castello ha l'obbligo morale almeno di provarci. Però sappiamo, lo abbiamo vissuto per tanti anni, non sempre la più forte arriva in fondo. Mi piace vedere se l'Ellera si conferma, ma io qui lo dico e qui lo nego, stavolta metto il Piero Antonio tra le outsider che potrebbero dare molto fastidio. Oh, mi prendo la responsabilità di quello che dico, perché una squadra che stravince un campionato, di solito tu mi insegni che almeno all'inizio, no? Questo è un vantaggio. Fammi una griglia, non mettendo il Lama per rispetto del Presidente. No, io credo che ci sono società corazzate importanti che hanno allestito squadre con una logica ben precisa. Normale che dietro a tutto ci deve essere una società, un'organizzazione e una capacità di una gestione 9, 10, 11 mesi. Perché i nomi a volte sono importanti, ma il controllo e la gestione e la capacità di gestire diventa fondamentale per poter dare continuità a tutto. E se poi parliamo con investimenti fatti, BMG, la stessa Angelana, la C4, società veramente diciamo attrezzate che hanno fatto di tutto per accontentare i propri direttori sportivi o staff tecnici, mettiamoci anche che la maggior parte si allenano di pomeriggio, è un campionato che sicuramente obbliga a chi ha speso tanto a fare bene. Allora, io già mi proietto, allora la prima l'abbiamo vista, te la giochi con l'Angelana, però già vi dico, attrezzatevi, perché questa invece è la seconda, Lama, Città di Castello. Dunque, tu pensa che la prima l'Angelana, la seconda, Lama, ti devi togliere i denti subito, quelli che fanno male te li togli, poi dopo vai. La terza vai a terra. Non te la faccio più. E la quarta hai la XC4. Povero Renatino, povero Renatino, guarda. Quindi... Se tu riesci a fare qualche punticino in queste 4 partite... 6 punti in 4 partite. Firmiamo? I 6 punti in 4 partite... Firmiamo. Contento, cioè. Anche te, come Giovanni, come inizio, non male, eh? Ma normale. La matricola che viene sulla eccellenza è quella che paga Lazio, no?
Sicuramente però è anche un test importante per misurarsi se fino adesso si è fatto il giusto per poter essere competitivi per quello che riguarda il campionato stesso. Senti, c'è un acquisto che mi piace da morire, lo sai, non per piaggeria, ma a me, io te l'ho sempre detto a microfoni spenti, Alex Borgo è il difensore perfetto per il San Sepolcro, no? Non c'era mai stata la possibilità, cioè c'è stato un forte avvicinamento, credo l'anno scorso, tra luglio e agosto, no? So che ne avete parlato. Quest'anno invece si sono maturate le condizioni per fare il colpo, che è stato fatto, credo sia stato l'ultimo o il penultimo del calcio mercato. E lì ti ho detto, i colpi da 90 li hai riservati alla fine. La strategia qual era? Cercare, non per Alex, cercare di far abbassare le pretese spendendo il nome del San Sepolcro, che è un nome di prima fascia, oppure avevate l'accordo ma volevate trovare la quadra prima su altri settori del campo? Non ne abbiamo mai parlato, la domanda ma la il modo di lavorare nostro è sempre quello di andare ad analizzare, trovare e dare la possibilità di crescere e valorizzare i ragazzi del territorio. Al momento che c'è stata questa occasione, l'avevo presa, diciamo, è normale che poi la differenza in questi casi la fa la società, no? Che ci ha messo a disposizione, diciamo, tutto per poter darci gli strumenti che ritenevamo necessari per poter affrontare questo campionato. E quindi questo, secondo me, è il valore aggiunto, perché sappiamo che questa società negli anni ha investito tanto, ha preso in mano una situazione pandemia, situazione, ha fatto un campionato d'eccellenza importante, e quest'anno ha dato continuità a quello che ha sempre fatto, investendo e mettendoci la faccia. Quindi mi fa piacere, perché sono tutti imprenditori del posto e ci tengono in modo particolare nel valorizzare i propri colori. Allora, Presidente, prima della fascia pubblicitaria, parlavi di due pedini che potrebbero mancare. Ora, il mercato, è vero, inizia. Il mercato non per gli svincolati c'è a novembre, no? Più o meno. Ancora si può vedere qualcosa anche adesso, diciamo. Allora, il mercato ancora è aperto. È aperto fino a quando? Io, secondo me, sarebbe importante avere un centrale dietro di ruolo. È un sottovuoto discreto lo stesso da poter utilizzare. Quando chiude il mercato? Quando io vorrei più, anche, anziché se è obbligatorio giocare con due sottoquota, se uno gioca con tre o con quattro che sono validi, preferisco anche meglio. Le liste quando chiudono per il calciomercato, perdonatemi, perché io ero rimasto 14-15 settembre, parlo di intera zona, poi ci sono i svincolati che sono sempre sì, sono quindi sempre però diciamo che quei due ruoli state cercando di coprirli, cioè centrale. Si prova, poi no, dico, il centrale che, a cui ti riferisci è un centrale. Certamente, se tu devi prendere uno così così, tanto vale che non lo prendi. Se tu devi prendere uno che ti dà la speranza che è quello che tu vuoi, diciamo. Te invece, Giovanni, rosa al completo o c'è poi spazio per, che ne so, in mezzo al campo? No, noi rosa al completo. Siamo venuti a sapere che il ragazzino 2005 Sangare e deve fare intervento al menisco, ha fatto una visita chirurgica in questa settimana al professor Cerulli, e quindi per un paio di mesi il ragazzino che non abbiamo, fa parte degli under, quindi però abbiamo tanti ragazzi in rosa che ci permettono sicuramente di dare l'opportunità di far crescere un po' tutti. Bene, breve pausa per la pubblicità e poi seconda parte di tempi supplementari. Bene, seconda parte di tempi supplementari insieme a Elio Fiorucci. Buonasera. E a Giovanni Guerri. Buonasera. Rispettivamente presidente dell'AMA e direttore generale del San Sepolcro. Qual è la società
affiliata con il San Sepolcro, il cui proprietario è il main sponsor del borgo? Francavilla. Lo sai chi era nel 2016 il centravanti del Francavilla? No. Mbama Zola. Credo attuale centravanti di riserva della Fiorentina, per quello che poi alla fine le strade si incrociano. Tu dillo al presidente se è vero o no. Mbama Zola. E doveva venire proprio nel 2017. Poi non venne per altri motivi. Allora Giovanni, senti, ora io voglio anche cercare di parlare un po', lo dico anche al presidente, del settore giovanile. Voglio anche cercare di parlare un po' del calcio femminile, perché so che al borgo ci tenete e tanto, e quindi parliamo dei maschietti ma anche delle femminucce, parliamo dei maschietti ma anche dei ragazzini. Intanto, presidente, 190? Sì, credo che sia di... Cioè, altre 10 unità, si sono aggiunte altre 10 unità. Presidente, io che ti devo dire? Poi credo che qualcuno sia neanche... neanche preso addirittura perché erano finiti i posti, mi hanno detto, perché non se lo permette, diciamo, la struttura della proprietà. Mi ha detto, infatti, non ti dico chi, guarda, siamo, non abbiamo neanche promosso più di tanto perché eravamo pieni e non volevamo mandar via la gente. Prima di tutto anche l'anno scorso si poteva utilizzare un po' anche il campo di Chelsea, quindi quest'anno invece non c'è la possibilità neanche per loro di utilizzarlo, quindi devi, sì, farlo perché, tutto lì. Perché ci sono i lavori. Ci sono 13-14 squadre più gli amatoriali. Perdonami, il campo di Selci sarà pronto? Perché a me mi avevano detto alla fine di settembre, metà ottobre. Ho capito male sicuramente io. Io penso che... entro la fine dell'anno, diciamo. Neanche. No, magari, io sarei contento. Quindi, cioè, addirittura è possibile saltare tutta la stagione a Selci? E quindi se vedendo quello che sta succedendo, sì, perché io speravo che per Natale fosse finito tutto lì, ma non ci credo più. Mi dicevi a microfoni spenti anche da te ci sono problemi, no problemi no, perché tu hai detto prima di buttare giù gli spogliatoi finite, che se no per noi è un problema. Sì, a livello di, diciamo, di per poter adoperare l'impianto è come se non ci fossero dal punto di vista logistico, diciamo. Certamente è un ingombro lì che non puoi utilizzare, qualche problema che lo crea, ma però un po' di problemi a livello di svolgimento di gare si possono fare un tutto. Po', presidente, dei problemi, però chiaramente quando tutto sarà finito, dai, no? Ma effettivamente viene un bellissimo lavoro, credo. Dopo... Quindi la mattina ancora sei lì in azienda, perché tutto passa dal Fiorucci, il pomeriggio verso le 3 il presidente va lì al Lama Park per vedere come più o meno si svolgono i lavori. Ma io in generale anche la sera quando esco alle 6 ti passo sempre al campo sportivo, diciamo. Al campo sportivo. Anche quando non ci sono i giocatori. Allora senti Giovanni, finalmente è un costo la Juniores Nazionale, lo abbiamo detto, però finalmente si torna a fare un campionato importante anche a livello giovanile. Ti è mancato nel corso di questi anni quella sana competizione che permetteva ai ragazzi di farsi trovare pronti al loro esordio in prima squadra? Perché la Juniores Nazionale è molto vicina al campionato che poi dovranno fare. Detto ciò, tu mi hai sempre detto li dobbiamo strutturare fisicamente, perché la Serie D è tanta roba. Però che no, cambia per il borgo? Tanto è un costo riferimento alle trasferte. A mio avviso è un investimento, quando si parla di giovani si fa sempre un investimento importante e sono soldi ben spesi. Perché a volte facendole con una programmazione, con una consapevolezza, con una logica ben precisa, è lì che si inizia a pensare a far crescere i ragazzi che magari nel futuro ti danno una mano importante. E ritornare su un campionato come quello di interregionale vuol dire avere tante possibilità per far crescere i ragazzi.
facendo i campionati di A1, sia sui giovanissimi che con gli allievi. Addirittura quest'anno, a causa dei numeri importanti, abbiamo fatto anche l'Under 16, quindi la seconda squadra d'allievi. E quindi è ritornato un Sansepolcro a pieno regime. Abbiamo investito, se tu vai a vedere gli allenatori Zurli e Farinelli nel campionato juniores nazionale, Catacchini e Fabbri, i due mister che si prendono cura delle due squadre d'allievi, Damiani e Fabio Marzo nelle squadre giovanissimi, così come il rientro di Marinelli, sono cose... Gianluca con che ruolo? Il mister, diciamo, degli esordienti del primo anno. Lui torna a Sansepolcro dopo un'esperienza con i grandi. Con i grandi. Con il lavoro si è riuscito a coincidere un attimino le due cose e gli permette di allenare i ragazzini, che credo che è sempre stata la passione, no? Perlomeno. Beh, Gianluca, quindi sì. La società ha fatto investimenti importanti. È normale che con la coordinazione e la competenza di Maurizio Farcinelli e Lorenzo Burzigotti abbiamo messo anche due persone che conoscono e sicuramente conosco anche i valori per far crescere i ragazzi. Quanto ci è voluto per riconvincere a rimettere gli scarpini, non a rimettere gli scarpini perché il ruolo di Maurizio credo sia un ruolo di supervisore, no? Quanto ci è voluto per riconvincere Maurizio a tornare, non a Sansepolcro, perché lui il cuore è sempre rimasto lì, ma a rimettersi in gioco con un ruolo così importante? Ma io credo che quando si ha la possibilità di confrontarsi con gente che bene o male il calcio l'ha sempre vissuto, c'è anche una possibilità di non prendere nelle spalle a 360 gradi un intero settore giovanile, ma condivide con tante persone e quindi diventa tutto più facile e anche, diciamo, più reale, e anche il passaggio di inserimento all'interno di una società che pur l'hai conosciuta negli anni, però stando fuori da 4-5 anni qualcosa cambia, no? Però quando si parla di gente che ha passione e la vedi già negli occhi e a competenza diventa... Beh, è chiaro che gli avete affiancato dei tecnici e dei dirigenti che gli daranno una gran bella mano, perché sennò Maurizio da solo non avrebbe potuto gestire tutto. E secondo me è un valore aggiunto e darà ancora più spinta al Sansepolcro per tornare. Non dico che Sansepolcro non abbia, passami il termine, sfornato i giovani, perché Mariotti, Brizzi, questi sono prodotti del vivaio del borgo. Ma quei giovani tipo Ferri Marini, no? Che poi però sono riusciti anche a farsi qualche bel campionato tra i professionisti, come Catacchini, cioè quei giocatori che poi fanno curriculum anche per il settore giovanile. C'è un'affiliazione o un gemellaggio con qualcuno? No. No, noi abbiamo fatto un accordo importante con l'Arezzo Calcio, dove già da quest'anno sono stati anni, abbiamo girato 4-5 ragazzi giovani, e tra l'altro un 2009 che andrà a fare giovanissimi nazionali, ma è una collaborazione giusta e equilibrata come le società devono fare per permettere ai ragazzi di crescere. Io su quello sarò sempre... C'è una foto, non la posto perché sono due ragazzini, di Burzigotti che porta due giovani del borgo che sono stati ceduti proprio all'Arezzo Calcio. Ping pong, senti presidente, un paio, no? Aggregati alla prima squadra, se non erro, provenienti dal settore giovanile. Ce ne sono 3-4. Io ero rimasto a 4 giocatori che provengono. Vedi che chi semina bene raccoglie ancora meglio, eh? Perché è un costo. Non sono ancora pronto. No, però è un costo il settore giovanile, però, per le società. Però anche se non sono ancora pronti, iniziano a frequentare la prima squadra. E tu mi insegni come negli anni 80 tanti ragazzi di Lama giocavano nel settore giovanile, poi andavano a giocarsi in prima squadra, qualche volta eravate arrivati come noi a Selci a 9 o 11esimi della rosa,
Non dico che ritorneremo a quei tempi, però se magari un paio ti debuttano in pianta stabile e ti rimangono nella rosa, ne vale proprio la pena, no? Ma è anche fare solo tanto, diciamo, allenarsi con la prima squadra rispetto a farlo con gli altri, dai, è un vantaggio che li fa crescere sicuramente di più, perché sono un pochino, diciamo, più in vista. Allora, questo è il primo, è la prima giornata della promozione. C'è il Cinardi Marra San Feliciano, San Giustino Castel del Piano, Ventinella Montone, Pietralunghese Ponte Vecchio, Calzolaro Sigillo. Allora, lo dico per, come comunicazione di servizio: o le nostre le mettiamo in rosso tutte, oppure non possiamo metterci solo quelle del nostro comune e di quello di Città di Castello, perché la Valtiverina è anche un Verdi. Senti, Giovanni, allora, Virtus San Giustino Castel del Piano, Selcinardi, Marra San Feliciano, Ventinella Montone. La Virtus San Giustino ha fatto una buona campagna acquisti, anche loro hanno chiuso le due caselle importanti proprio alcuni giorni fa. C'è tanto entusiasmo. Qui faccio lo stesso discorso che ho fatto per il Pierantonio. Non sorridete, ma io sono convinto che chi vince bene un campionato abbia grandi possibilità di fare bene anche nel campionato successivo. Che campionato ti aspetti da parte delle nostre? Anche perché Virtus San Giustino non ne ha bisogno, Giovanni, ma se ci avete dato qualche giocatore, quindi no. Sì, noi come tutti gli anni facciamo girare tanti ragazzi in tutte le società della Valtiverina e non solo. E che dire, secondo me la Pietralunghese ha organizzato un organico veramente Il importante, Pierantonio dell'anno ecco, il scorso. Pierantonio dello scorso anno, però ci sono, diciamo, società strutturate, vedo Ponte Vecchio, vedo Anche Castel del Castel del Piano, Piano ha Castel del fatto. Piano, Sì, società ma che la Pietralunghese sulla carta qualcosina in più. hanno fatto. Però quello che ti dico è che la realtà è quella che poi c'è il campo, c'è una sentenza che è data da una forza societaria dietro che è in grado di gestire tutto, perché non ho mai visto una squadra di calcio vincere quando non ha la società alle spalle. A questo Quindi punto però potrebbe partire diventa avanti. fondamentale, la vittoria del campionato dello scorso anno avrà portato sicuramente anche a San Giustino un entusiasmo notevole. E diventa ritornare in promozione con tutti i derby e tutte queste partite, è già, diciamo, sintomo di una certa euforia che l'ambiente stesso ne ha contagiato. Presidente, Virtus San Giustino, come la vedi? Ma io vedo una buona squadra, evidentemente ci avrà da fare con queste corazzate che ci sono. E per quello che riguarda quando uno sale, anche se tu, io per esperienza, io ho visto il Lama che ha vinto il campionato sempre alla grande quando è salita di categoria, il primo anno della categoria superiore ha sempre trivolicchiato. No, ma io lo dico Quindi così ci siamo sempre perché salvati proprio a pelo, diciamo, il primo avete anno. una teoria differente della mia. E io L'adattamento, i ritmi sì, diversi. cambia molto da una categoria all'altra, non sembra, No, ma no, sì, io lo eppure. dico, è così, però di solito no. Allora, gli addetti ai lavori sulla Pietralunghese concordano. Non tanto per il discorso giocatori, ma anche per il discorso Sì, societario. no, però dico, su Pietralunghese, Presidente, gli operatori concordano, è la squadra da battere. Secondo me sì, perché guarda quello che si In sente in giro. giro, volevo dire, prendono più dell'eccellenza, quindi è E normale che invece sia una squadra da il mio battere. Selci, Giovanni. Il Selci credo che ha fatto una campagna come nelle sue, diciamo, consuetudini, un equilibrio giusto, un'attenzione a quello che è il budget e qualche scommessa su qualche ragazzo che magari gli anni precedenti ha dato, non so, E il mister? non ha dato. Il mister è un'altra scommessa, ma è un ragazzo Oh, le sta vincendo tutte però. competente, sicuramente ha la possibilità di
di crescere su un campionato importante come quello della Formentera. In una piazza importante. Ma su un ambiente anche che ti permette di lavorare bene. In un ambiente, sì, come Selci, che davvero è un paradiso per quanto riguarda il calcio. Quindi, Presidente, il Selci gioca a Pestrino. Eh sì, quest'anno... Tu pensi per tutta la stagione? Io spero di no, ma per come vedo l'andamento delle cose, non è che... Ma tu sei lì a pungolare gli operai per cercare di velocizzare? Ogni tanto se ne parla anche con l'amministrazione comunale di queste cose. Anche loro sono un po' legati. Senti, Presidente, però tu sei troppo intelligente e sei un uomo d'esperienza. La tua paura qual è? Perché sappiamo il momento che stiamo vivendo a livello di economia, con le materie prime che hanno degli sbalzi, neanche le montagne. La paura è che si fermi? Ma non è tanto dal lato del economico, su quel fattore lì, è che queste società e queste aziende che prendono questi lavori sono tutte un po' così nell'edilizia, io che 2x4 non mi è mai risultato. Ah, ho capito. Dici, quindi speri che chi ha iniziato i lavori li finisca. È quello il cruccio che hai, me lo immagino. Va bene, chiudiamo col settore femminile. Sì, proprio ieri hanno iniziato la preparazione, la squadra che il prossimo anno sarà in asse di partenza del campionato d'eccellenza, come lo è stato lo scorso anno. È stata una piacevole cavalcata lo scorso anno, perché abbiamo trovato di fronte in Perugia squadra strutturata con investimenti importanti e ci ha estromesso sia in Coppa Italia che in campionato. Poi siamo arrivati lì, l'organico sta crescendo, abbiamo delegato come società all'interno i dirigenti, in questo caso Claudio Perubini, come riferimento del calcio femminile, e dietro a lui ha iniziato a inserire figure importanti che proprio gli piace quel settore. Quindi... Claudio Perubini, che è venuto nell'ultima puntata di Linea Bianconera, credo insieme al capitano. Sì. E beh, lui ha detto: sono onorato di poter diventare il punto di riferimento di qualcosa che può sembrare astruso al mondo del calcio, mentre invece a tutti gli effetti, guarda, conti alla mano, lo share ci dice che i mondiali femminili sono stati visti da tantissime persone. Quindi, caro Presidente, ci hanno fregato anche il pallone, perché queste, quando arrivano, non sarà oggi, non sarà domani, da retta, vedrai, diventerà anche io. Poi ho visto, non so, hai visto la finale? Mamma mia, cioè, a parte che ancora in Italia forse no, no? Io non pensavo la Spagna fosse... Allora, con le linee guida che ha dato la FIFA, soprattutto, e di conseguenza l'UEFA e tutte le federazioni, è stata un'impronta importante, perché già il fatto a livello professionistico è stato, diciamo, messo in condizione di passare il professionismo, quello che è tutto il movimento femminile, per le squadre professioniste è diventata un'opportunità. Press, te la fai la squadra femminile? Vogliamo provare ad unire Selci e Lama con una squadra femminile? Lancio l'hashtag, dai, uniamo, no, femminile Selci Lama. Io sinceramente avevo dato l'incarico a qualcuna di poterla realizzare anche... Però non come Lama, non come Lama, come Selci Lama. Selci Lama va bene anche la prima squadra nel caso maschile. È vero o no che te che te il giorno che appenderai le scarpette al chiodo, no, che finirai la tua carriera da presidente, la vuoi finire solo ed esclusivamente quando Selci e Lama giocheranno insieme, dove Lama, cioè, diventerà Selci e Lama una squadra unica, che tu mi dici sempre potrebbe anche ambire a qualcosina in più, e il settore giovanile che diventerebbe un vero punto di riferimento. Il sogno tuo nel cassetto, dai. Io, a mio avviso, li considero un paese soltanto, oramai. È vero che io non è che sono la Marino. Che è per quello che lo dici. Diciamo. Lo dici per questo. Provengo da,
dal comune di Città di Castello. Quindi. Sì, lo sai che quando ero sono 55 anni che si quando ero ragazzino io, quando, gli operai dell'ANAS avevano smesso, oppure della provincia avevano smesso di cambiare i cartelli. Perché rimettevano Selci Lama a Lama, toglievano Selci a Selci tre, una volta, due volte, tre volte, li lasciarono così. È passato un periodo in cui ora si è tornati a rifare, a me mi piace però così, un po' di sano campanilismo, Presidente, dai. Ma campanilismo... Perché sennò lo stadio si deve fare la stazione. Sinceramente vedo, diciamo... l'unione che hanno fatto i ragazzi dopo che sei alle scuole medie in mezzo che vanno a... Sì, no, hai ragione, non esiste più infatti. È stata una cosa veramente che ha fatto cambiare il mondo. Ma io li vedo, sono amici, si no, vanno in giro insieme. Sono impianti sportivi importanti sul comune di San Giustino. Sì. Tre impianti sportivi di grandissima qualità. A mio avviso il campo sportivo è bello se viene a mio avviso sì. Sarebbe una cosa importante soprattutto... Ora, nel 2024 si vota, lato economico, nel diciamo 2024 si vota, quando arriveranno i politici, dite, obbligate se il Cilam a fare un'unica squadra. Grazie a Delio Fiorucci. Obbligati? No, è una battuta. Elio Fiorucci, grazie, in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo a tutti. 4 partite, 6 punti, Renato Borgo. Giovanni Guerra, in bocca al lupo. Crepi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, prima di tempi supplementari termina qua, buon calcio a tutti e ci vediamo venerdì prossimo.